Enea è un profugo. Tale definizione va al di là della sua fuga da Troia e ne dipinge la psicologia instabile e sradicata. La coscienza lo costringe a sottomettersi agli dèi, ma il sentimento gli fa percepire la durezza del proprio ruolo e la solitudine della condizione umana. La pietas reca con sé un grave peso, anzi, quanto più l'uomo è pius, tanto più sembra inchiodato ad una vita disumana. La pietas va dal basso all'alto, dall'uomo alla divinità. E poiché questa volontà divina può essere una volontà crudele e spietata, affinché i disegni del fatto siano compiuti, il pio Enea può essere anche un amante spietato, costretto a dire addio a Didone. Didone, invece, non è capace di comprendere, come dichiarava Metastasio, che esistono sacri doveri a cui bisogna sacrificare la passione amorosa. Il suicidio doveva rappresentare l'estrema possibilità di affermare il diritto alla libertà. In realtà, Didone deve morire, non può essere più né amante, né regina, né vedova devota alla memoria dello sposo. L'inconciliabilità tra amore e passione si risolve in un nulla, in una schiacciante impossibilità di scegliere. Atto veramente nobile è quello dell'eroina che dimentica l'amore per l'onore, ma la Didone abbandonata, insieme a Marzia di Catone, sono le uniche figure femminili che sfuggono alla regola del buonsenso utilizzata in tutto il teatro metastasiano. Chi vuole essere grande, sembra dire Metastasio, deve sapersi sacrificare, deve saper mettere da parte i suoi egoismi, anche se incarnati in sincere e oneste passioni. Chi non riesce ad adeguarsi, muore. Ma sin dall'inizio, anche quando Enea non ha ancora deciso di partire,
provoca uno sconvolgimento e un'agitazione tali da annullare ogni razionalità. In seguito alla decisione dell'eroe troiano, al furor amoroso, si sovrappone la disperazione dell'abbandono che porta Didone al suicidio. Il fato ha voluto, per la bella regina, la solitudine, la disperazione e la morte, a causa del sentimento d'amore. La regina, appena dall'alto della rocca, vide biancheggiare la luce e la flotta procedere a vene allineate e scorse le rive e i porti vuoti, privi di equipaggi, percuotendo 3 o 4 volte con la mano il florido petto, strappandosi le bionde chiome, esclamò: «O Giove, lo straniero se ne andrà schernendo in tal modo il mio regno. I miei non prenderanno le armi, non accorreranno da tutta la città, non strapperanno le navi dai cantieri. Andate, portate veloci le fiamme, date armi, forzate sui remi. Che dico, dove sono? Che follia mi sconvolge la mente. Infelice Didone, adesso le empiazioni si toccano. Allora dovevano, quando accordavi lo scettro. Ecco la destra e la lealtà di chi si dice che rechi con sé il padre di Penati ed abbia portato in spalla il padre stremato dagli anni. Non potevo spranarne il corpo e disperderlo nell'onde e uccidere col ferro i compagni e lo stesso Ascanio e imbandirlo sulla mensa del padre. Ma incerta era la lotta e lo fosse stata. Che mai moritura dovevo ottenere? Avessi portato fiaccole nel campo e riempito le tombe di fiamme e spinto figlio e il padre e la stirpe e gettata sul luogo me stessa. O sole che illumini con le fiamme tutte le opere della terra e tu, Giunone, autrice e complice dei miei affanni, Ecate invocata per la città in notturni trivi ululando e dire vendicatrici e dee della mente Elissa, accogliete quello che dico, unite con giusto nomi i malvagi e ascoltate le mie preghiere. Se l'infame deve raggiungere il porto e approdare alla terra, e questo richiede i fatti di Giove, il termine resta immutabile, ma cambiato dalle armi e dalla guerra di un popolo audace, bandito dalle terre e strappato dall'abbraccio di lui, implori aiuto, veda le meritate morti dei suoi. E quando si sia piegato alle leggi di una pace iniqua, non goda del regno e del dolce lume, ma cade prima dell'ora nel sepolto tra la sabbia. Di questo mi prego. Col sangue fondo quest'ultima voce. E voi, Otiri, tormentate con odio la sua stirpe, tutta la razza futura, offrite in tal dono alle nostre ceneri. Non vi sia amore né patto tra i popoli, e sorgi, vendicatore dalle mie ossa e perseguita col ferro e col fuoco i coloni dardani, ora in seguito o quando se ne presenteranno le forze. Lidi opposti ai lidi, onde ai frutti. Lidi opposti ai lidi, onde ai frutti. Auguro armi alle armi, combattano essi e i nipoti. E spinto contro la sua stessa volontà a vagare sui mari, alla ricerca di una nuova sede per il suo popolo. Le sue imprese eroiche sembrano essere a servizio del suo popolo, e se il dolore colpisce tutti, neppure lui ne è immune. Anzi, ogni decisione presa è l'esito vittorioso di un lungo conflitto interiore, pagato a caro prezzo. E l'accettazione definitiva da parte di Enea del suo destino è la stessa consacrazione ad eroe. Solo così è pronto a sollevare sulle sue spalle il destino della sua gente e a collaborare per la gloria futura del popolo romano. Il destino di Enea si compirà solo in futuro, quando nascerà una nuova era aurea. Tommaso Traetta, oltre alla Didone abbandonata, compone, sul libretto di Cignasanti, Enea nel Lazio, con la prima rappresentazione al Teatro Reggio di Torino nel febbraio del 1760. Qualche anno dopo, musica e libretto Enea e Lavinia di Jacopo San Vitale, opera che va in scena a Firenze nel 1768. Enea, grazie agli aiuti della madre Venere e all'approvazione di Giove, finalmente ottiene Lavinia in sposa e il latino regno in eredità.
distanza etica sembra annullarsi nella consapevolezza storica. Dal mito l'eroe passa alla storia. Viva! Viva quel prode, quel forte che il tempo e la sorte, che il fatto severo col brando guerriero invitto domani. Giunone e Venere di antichi sdegni più non rammentano, la pace regna, si desti il giubilo e balli e canti or qui si intreccino sacri ad amare. Thank you.